Allora, piccola Lombarda, questo è difficile. Parlami del rapporto del romano coi monumenti. Beh, sono sicuramente un grande motivo d'orgoglio. Piccola cucciola di Porta Venezia. Guarda, il romano si vanta dei monumenti solo se va in vacanza fuori, tipo in Svezia, perché sennò quando sta qua non gli frega niente. Ma come non gli frega, scusa? Cioè, il Colosseo? Una rotonda col traffico. San Pietro? Un parcheggio sprecato. La Fontana di Trevi? Davanti a Fontana di Trevi il romano, da quando c'ha 5 anni, c'ha solo un pensiero fisso. E cioè? Attaccare una calamita in filo per fregarsi le monetine. Ma com'è possibile, scusa? Cioè, avete i monumenti più belli del mondo e non ve li godete? Senti, Barbitro Scalo, un romano entra a vedere un monumento solo per 3 motivi. E cioè? O ce lo portano in gita a scuola, o viene qualche parente cagacazzi da fuori che vuole far turista, oppure quel giorno la ragazza gli è scattata il superquark e ce lo costringe. Punto. Ma perché? Perché il romano sta al centro di Roma come la terra sta al sole. Se potesse gli girerebbe solo intorno. No, però io li voglio vedere tutti. Impossibile, so troppi, una vita e basta. Babon, la metà. So troppi uguale. Un quarto. In periferia pisciamo su acquedotti, considera. Ma quindi se li voglio vedere tu non mi accompagni? No, piccola Lombarda, no, ma allora non hai capito niente. Se vuoi vedere i monumenti te paghi una guida di BL e te ce fai portare. E tu? Io ti aspetto al bar sotto casa e quando torni mi vanto ad averci i monumenti più belli dei tuoi. Ma allora vedi che non te applichi, tu non apri libro, però sei ignorante. Io ti boccio a te, ti boccio. Ma vada via, Chap. Parla bene.